Un saluto a tutte e a tutti. Voglio dare anch'io da lontano il mio contributo alla riflessione sulla violenza nei confronti delle donne. Vorrei partire da quello che i dati ci dicono e sappiamo tutti che i femminicidi sono in aumento nel nostro paese. Nel 2012 160 donne sono state uccise. Ormai i femminicidi sono il 30% degli omicidi che vengono compiuti nel nostro paese e vorrei anche dire che i dati ci dicono che riguardano nella maggior parte dei casi, nel 75% dei casi, donne italiane, non sono ancora un fenomeno chiuso in comunità strane di cui noi pensiamo, in cui noi pensiamo ci siano ancora costumi, atavici. Per metà sono compiute dalla persona che la donna ama, quindi il suo partner o quello che è stato il suo partner e che lei ha abbandonato. Quindi la violenza sulle donne è un fenomeno domestico che coinvolge le relazioni amorose. Ma ci sono anche tante cose che i dati non sono in grado di dirci. Ad esempio, dall'indagine che abbiamo fatto nel 2006 con l'Istat, abbiamo appreso che la violenza sessuale non viene quasi mai denunciata, nel 90% dei casi, e addirittura la donna non ne parla con nessuno. In più di un terzo dei casi. Abbiamo capito nel corso del tempo che la violenza è un fenomeno trasversale che interessa tutte le classi sociali, colpisce le donne istruite come le donne non istruite, le donne che lavorano e quelle che non lavorano ed è un fenomeno comune a tutte le nazioni. La violenza si trasmette fra le generazioni. I figli che assistono alla violenza del maschio sulla donna, se sono maschi tenderanno a ripeterla, se sono donne accetteranno di subirla. Quindi non va sottovalutata, ma perché è un fenomeno che si trasmette perpetua nel tempo. Però possiamo fare qualcosa. Con il decreto 93 qualcosa abbiamo cominciato a fare come governo. Il decreto 93 riconosce che la violenza è domestica e la contrasta come entrale in un'ottica di prevenzione per evitare che dal maltrattamento allo stalking si arrivi appunto al femminicidio. Fornisce assistenza e sostegno alle donne nel percorso di denuncia, ad esempio con il patrocinio gratuito, ad esempio con la possibilità di dare la propria testimonianza in modalità protetta, accelerando i processi. Ma soprattutto il decreto riconosce la necessità di un piano organico di contrasto che interessi tutti i piani, non solo quello importantissimo dell'accoglienza, della risposta alla donna offesa, non solo quello più innovativo dell'ascolto e del recupero, diciamo, del maschio maltrattante, ma anche la necessità di intervenire nel campo dell'istruzione, della formazione, della comunicazione per prevenire laddove si formano le radici della violenza, nella cultura, negli stereotipi che confinano le donne a ruoli limitati, umilianti, ma che impediscono anche ai maschi di valorizzare tutti gli aspetti della loro personalità. Perché la cosa che vorrei dire con forza è che dobbiamo capire che la violenza di genere è sì subita dalle donne, ma è commessa dagli uomini e quindi è prima di tutto un problema maschile di cui anche gli uomini devono farsi carico, impegnandosi in un'autotrasformazione. Non l'abbiamo solo scritto nel decreto questo piano, stiamo cominciando a renderlo realtà, lavorandoci con tutte le amministrazioni coinvolte, sia centrali che decentrate, e anche con il confronto con le associazioni. Vorrei chiudere dicendo che il tema della violenza però è trasversale, ha mille volti. La violenza non è solo la violenza fisica, è violenza nei confronti delle donne, è anche un accesso discriminato al lavoro che si traduce nella segregazione orizzontale, le donne fanno i lavori più umili, meno qualificati, nella segregazione verticale, anche quando sono nei posti più importanti, non accedono, non possono accedere alle posizioni apicali. La violenza è anche la mancanza di attenzione che come società stiamo dando al problema della conciliazione, come se il problema della cura dei nostri figli, dei nostri anziani, delle persone più deboli della società debba rimanere sempre sulle spalle solo delle donne e non sia invece un problema di tutti. La violenza è nella difficoltà che le donne hanno ad accedere ai ruoli apicali anche in politica. La violenza è una rappresentazione della violenza in cui quella dell'uomo è sempre giustificata, è giustificata non più dall'onore ma dalla gelosia, in cui l'uomo violento è quasi sempre un bravo ragazzo che ha avuto un raptus. Allora c'è tanto da fare, tanto da fare. Noi abbiamo cominciato, ma senza il vostro aiuto, il vostro sostegno anche critico, non andremo da nessuna parte. Grazie.